Il talk di oggi e adesso parla di Gambero. Si sente? Gambero è una piattaforma che è nata negli ultimi mesi, inizio estate. È un sito di social bookmarking, cioè è simile di fatto ad Hacker News o Lobsters, quei tipi di siti là. Quindi in primo luogo un sito di social bookmarking, vale a dire se noi andiamo quando lo apriamo assomiglia, diciamo, a un sito di notizie, ma non è solo notizie. Torniamo al talk. Quindi, dicevamo, è un sito di social bookmarking, quindi assomiglia a Hacker News, Lobster, tutti questi siti là. Per chi è fatto? È fatto principalmente per i tecnici, vale a dire in sostanza tutti coloro che lavorano con la tecnologia, che sia di mestiere, che sia perché hanno uno scopo, diciamo, più sociale, chi lo fa appunto per quegli artisti che come abbiamo visto ieri, che fanno opere d'arte con un significato tecnico ma anche politico, e anche chi lo fa per passione. Un luogo di discussione non solo sulla tecnologia in sé, quindi dire è uscita una versione di Apache, Stallman è uscito dall'FSF, ma anche e soprattutto dove si parla di discussione sociale, culturale e politica sulla tecnologia, che poi vedremo in realtà è il punto focale di Gambero. Cioè non interessa fare informazione sugli ultimi avvenimenti della tecnologia, ma anche e soprattutto stimolare il dibattito in italiano su, diciamo, gli aspetti più sociali di quello che facciamo. E in ultima istanza, se andiamo su GitHub, è un software open source a cui contribuire, ossia parte da una base che è Lobsters, con la presa dei francesi dei giornali du hacker, per la traduzione è tutto, quindi comunque accettiamo contribuzioni. Andiamo nel merito, perché. Scusate un po'. Perché Gambero? Diciamo, quali sono i motivi che ci hanno portato a fondarlo se non fare un banalissimo sito di informazione tecnologica? La cosa più immediata può essere, appunto, siccome abbiamo social bookmarking, un sito che aggrega informazioni, anche e soprattutto in italiano, sul mondo della tecnologia, ossia non devo andare a prendermeli da Reddit, da Google News, da quello che è, da Wire, quanto voglio, c'è Gambero. La cosa più importante che vogliamo fare noi però è creare una comunità di tecnici. Comunità nel senso che il mondo italiano della tecnologia, diciamo inteso chi si occupa di tecnologia a livello sociale, è una galassia abbastanza frammentata. Ci sono piccoli spazi, diciamo, locali di aggregazione, può esserci l'ESC, può esserci i vari camp. Gambero ha l'obiettivo di essere una piattaforma italiana e quindi accessibile a tutti, una cosa nazionale, che possa aggregare i tecnici che si occupano anche di aspetti etici e sociali della tecnologia. È importante una comunità di, appunto, di tecnici, cioè noi non vogliamo, tra virgolette, che a parlare di etica, di politica, della tecnologia siano, diciamo, professori universitari, umanisti che non mettono, diciamo, le mani in pasta nella tecnologia. Per quelli già ci sono degli spazi, vogliamo dare uno spazio nuovo, uno spazio dove anche i tecnici, anche noi che ci mettiamo fisicamente le mani, possiamo innanzitutto imparare a scoprire quali sono gli aspetti sociali di ciò che facciamo
e in secondo luogo condividerli con gli altri, quindi condividere conoscenze, questo stiamo facendo adesso all'ESC, ma su una scala di internet, una scala nazionale. È appunto uno spazio in italiano perché mancano in Italia spazi dove, ci sono pochi quantomeno, spazi dove i tecnici possono parlare di questi argomenti. Cioè, se noi pensiamo a forum italiani in tecnologia, pensiamo che so html.it dove c'è il tizio che ti spiega come si installa Node.js su Ubuntu Server, perché non mi si avvia più Wix, cose così. Oppure sono comunità che tendenzialmente sono più esclusivamente tecniche e non più culturali. Noi invece sono il contrario, non vogliamo domande di supporto tecnico, quindi se chiederete perché non mi si installa il group sul server, pialliamo il thread. Vogliamo essere condivisione di notizie sulla tecnologia e di spunti. È una comunità costruita collettivamente, ossia la linea che ci siamo impostati noi come team fondatore è di lasciare per quanto possibile che la comunità si evolva da sola. Ossia, non vogliamo avere un controllo rigido su come si evolve Gambero, daremo solo un controllo a grandi linee, ossia appunto non metterci supporto tecnico, niente spam, cose così più fondamentali, però vedremo che vogliamo che sia qualcosa che si sviluppa da sola, una comunità che si aggrega da sola e decide in che direzione svilupparsi. Quindi il fulcro di Gambero è la discussione sociale, culturale e politica. Perché i tecnici hanno bisogno di fare discussione sociale? Perché quello di cui noi ci occupiamo, noi tutti ci occupiamo, che il software sta plasmando letteralmente ogni giorno di più il mondo in cui viviamo, cioè le persone, il modo in cui interagiscono, il modo in cui parlano, ciò che fanno anche di mestiere nella vita quotidiana, è tutto plasmato dal software. Quindi non possiamo limitarci a dire ok, sviluppo software, vedo se compila, vedo che sia aggiornato, vedo che sia sicuro. Dobbiamo anche essere consapevoli del nostro impatto sul mondo attorno a noi, non possiamo solo pensare che sia il software fine a se stesso. Gli aspetti sociali immensi, cioè, se per fare degli esempi poco controversi possiamo pensare al caso di Facebook con Cambridge Analytica, dove è del software che si è occupato poi di influenzare elezioni, si è occupato di raccogliere dati agli utenti. Possiamo pensare a, sempre nell'ambito di Facebook, di Libra, quindi una criptomoneta che non è solo un software che si sta cambiando gli equilibri economici in tutto il mondo. In questo senso appunto non possiamo trascurare aspetti sociali di quello che facciamo, del software. Ovviamente non c'è bisogno di essere sviluppatori di Facebook per un cambiamento sociale, anche probabilmente uno che organizza l'ESC, uno che insomma fa siti più piccoli, anche nel suo piccolo comunque ha un elemento di una dimensione sociale, ecco, diciamo così. Il momento in cui parla con gli altri sviluppatori, il momento in cui decide come impostare il suo software, sulla questione della privacy e quant'altro, c'è una dimensione anche da parte su quel piano. Ci sono aspetti anche culturali, perché sono una conseguenza diretta di quelli sociali, ossia siccome plasma la vita che noi conduciamo, plasma allora anche la cultura. Quindi se io ad esempio sviluppo un'applicazione di instant messaging, quella cosa cambia il modo in cui noi comunichiamo, quindi si crea una cultura alla comunicazione diversa. In questo senso abbiamo, con il software noi possiamo anche cambiare la cultura di chi usa il nostro software e di chi gli sta intorno. Tant'è che ad esempio adesso si parla anche ormai nel mainstream di cultura IT, quindi quella magari più corporate, più orientata a insomma, stabilità, marketability, quelle cose là, sostenere la cultura della Silicon Valley, quindi più da startup, più da venture capital, quel tipo di mondo là. Abbiamo la controcultura hacker, che è quella che stiamo producendo noi di fatto all'ESC, nei vari camp più hackerosi, diciamo così. Quindi è vero che non abbiamo, il software non si limita veramente solo a ciò che facciamo, ha tutto un risvolto culturale che è immenso, forse più del software stesso. Sì, poi abbiamo comunque varie sottoculture, se ci pensiamo, oltre a quella hacker, corporate e quant'altro.
Abbiamo il mondo, la cultura degli utenti Linux, abbiamo la cultura degli sviluppatori Go, sono tante sottoculture. E poi ha anche degli aspetti politici. Adesso non è il caso di approfondirli troppo, appunto perché sono un tema controverso e non troppo benvenuto in questo senso all'ESC, però anche qua penso che non ci sia bisogno di sforzarsi per pensare agli aspetti politici del software. Anche qua pensiamo ad esempio al governo cinese e a come usa diverse funzionalità software, anche sviluppate da occidentali, per controllare le regioni dello Xinjiang, quelle più problematiche. Pensiamo al caso delle elezioni dove c'è questa controversia sul come le piattaforme di social abbiano accettato o meno, abbiano detto qualcosa sull'influenza straniera sulle elezioni, ma anche veramente in Italia pensiamo che qua, senza portare troppo avanti il discorso perché è controverso, piattaforma Rousseau è forse il primo caso su grande scala, su scala nazionale, in cui la tecnologia fa effettivamente cambiamenti politici, ossia è una piattaforma che sta plasmando la vita del paese, perché di fatto è usata da forze di governo, quindi capiamo che ha aspetti politici molto rilevanti, mentre questo è già più scala, più grande, magari quello che fa il gestionalino non ha aspetti politici, però se pensiamo a uno che magari lavora, ci sarà qualcuno che lavora per Amazon, qualcuno che lavora per Facebook, anche lui contribuisce di fatto a influenzare la politica degli stati. Quindi noi, posto che questi aspetti sociali, culturali e quant'altro esistono, l'obiettivo è dare uno spazio di discussione tra tecnici, in modo che noi possiamo discuterne tra di noi, quindi sapere cosa accade nel mondo della cultura, sapere cosa pensa la gente di alcune cose, perché ad esempio possiamo avere, non so, Stallman che esce dall'FSF per questo scandalo, ci sono opinioni positive e opinioni negative. Dobbiamo conoscere questo mondo in modo che noi possiamo relazionarci con l'esterno, essere più consapevoli appunto di quello che facciamo. Quindi nel momento in cui io sono a lavoro, magari anziché sviluppare semplicemente il mio software, io ci penso e dico: ma il mio software come sta cambiando il modo in cui vivo, come influenza le persone? E da là forse fare decisioni consapevoli. Che in sintesi si parla appunto di uno sviluppare lo spirito critico nell'ambito STEM. Per cui se le persone in formazione umanistica hanno magari più propensità, sono più solite a fare un'analisi critica del loro lavoro, in ambito STEM c'è una certa, come dire, un certo distacco in realtà tra il mondo appunto di chi si occupa di etica, politica e quant'altro e chi sviluppa il software. Noi vogliamo ricollegare questi due mondi come dando la parola su questi temi non tanto agli umanisti, ma dandola ai tecnici, quindi riavvicinare questi due mondi in modo che ci sia più spirito critico nello sviluppo software. E questo era un po', diciamo, il succo del perché abbiamo creato Gambero. Come siamo messi a livello di dimensioni, di partecipazione? Abbiamo fondato qualche mese fa, 3 mesi, quando, sì, 3 mesi fa. Siamo sui 600-700 utenti circa, di cui direi una buona trentina, quarantina di attivi, che non è male insomma per un team di 6 persone. Siamo sugli 800 post, quindi 800 link inviati, 800 discussioni aperte. E ci trovate con dei bot su Twitter, su Telegram e prossimamente su Mastodon. Meglio su Pleroma, che è federata con il protocollo, mi ricordo come si chiama. Comunque anche tramite Mastodon potete leggere il feed automatizzato. Abbiamo battute sui gamberi rumeni quando lì indietro, quindi se pensate che siate originali a fare battute sul punto rosso, sappiate che le abbiamo sentite ogni singolo giorno. Piccola parentesi. E ci siamo fatti conoscere su alcune piattaforme sempre italiane che
cosa prendi questi temi? Quindi ad esempio c'è Che fare, che è una rivista online di cultura in generale, quindi non solo cultura digitale, cultura in genere, c'è l'intervista di Simone Rabutti, che è il fondatore, è un po' la guida ideologica, se qualcuno forse lo conosca, noto anche come Ciobit. E siamo stati su Pensatech, che è un podcast di novità tecnologiche, su Italianite per la Scienza, che invece è un'associazione online con un sito che si occupa di divulgazione scientifica, cose in stile antibufala per intenderci, ho creato una piattaforma, un'intervista che spiega un po' più nel dettaglio quanto abbia fatto adesso, la nostra visione della piattaforma. E poi su Il Connettivo, che è un collettivo, tra l'altro, di cui fa parte sempre il Ciobit, che si occupa invece di rapporto tra tecnologia e politica, quindi con una mission simile alla nostra, solo che anziché avere un sito come mezzo per compiere questa mission, usano un collettivo, una pagina Facebook, si ritrovano nella vita reale e quant'altro. Se diciamo, vi interessa l'indirizzo è gambe.ro, trovate in alto nella pagina, cioè richiedi un invito, è una semplice questione diciamo, di evitare lo spam, solo questo. Accettate l'invito, dite io sono Pinco Pallino anche con username, questa è la mia mail, vi arriva il link di offerta e vi scrivete. Oppure se conoscete qualcuno che è già su Gambero potete chiedere un invito direttamente a lui, che diciamo, fa un po' più figo. E abbiamo detto stiamo su Twitter con un feed automatizzato e anche su Telegram con un canale. Vi ho finito qua, se avete domande chiedete pure.